A scuola, agli eventi, al ristorante e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Ormai il certificato verde è richiesto in tanti luoghi della socialità ed è necessario anche se si vuol fare attività in un impianto natatorio. Un paletto che penalizza sia i cittadini che ne sono sprovvisti, sia chi gestisce le strutture, come la Fano Fortuna Nuoto, che ce la sta mettendo tutta per garantire servizi di qualità. Da oggi, dopo i lavori di manutenzione e la sanificazione, è stata riaperta la piscina Dini Salvalai a Sant'Orso di Fano. Siamo pronti, ha detto il presidente Giorgio Andrea Ricci, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid per garantire la massima sicurezza. Chi vuole entrare in piscina serve il Green Pass, questo ormai è un dato acclarato. Abbiamo qualche difficoltà con i ragazzini, specialmente più giovani, sopra i 12 anni. Ecco, vorrei spiegare che prima di tutto sotto i 12 anni non serve, però sopra i 12 anni serve il Green Pass. Qualche interferenza da parte di qualche genitore che chiaramente non vuol fare il vaccino al ragazzino di 12-13 anni, però aspettiamo, diciamo, nel giro di breve che la regione o il ministero indichi che potrebbe bastare solo il salivare, e questo per noi sarebbe determinante perché molti genitori per il momento, specialmente con quelli piccoli, non vogliono assolutamente fare il vaccino perché ancora è un vaccino sperimentale. Vorremmo anche noi capire, no? Noi grandi lo facciamo tutti, però per i ragazzini un attimino di riflessione ci vuole. In attesa di chiarimenti, alcune attività sono già ripartite. La scuola agonistica è tornata in acqua dallo scorso 6 settembre, mentre da ieri sono ripresi i corsi di nuoto per adulti e bambini. A svelare le novità della nuova stagione è il direttore tecnico Massimo Russo. L'acqua gym, la ginnastica dolce in acqua, e varie tipologie di acqua gym con istruttori qualificati e con grandi competenze già collaudate nel tempo. Un'altra importante novità è una collaborazione concreta con la società Acqua Fitness presieduta da Francesco Della Dora, che ci ha dimostrato un'unità di intenti e di progettazione per il futuro, in modo da creare un sodalizio sportivo natatorio nella città di Fano ancora più solido ed efficiente nel futuro. Inoltre, ha proseguito il direttore, avremo sempre un occhio di riguardo per l'attività di riabilitazione, così come per gli spazi dedicati alle persone diversamente abili. Siamo pronti per partire con tanto entusiasmo dopo un anno, più di un anno di fermo delle attività, con la speranza davvero di fornire un lavoro, no, di alta qualità con il nostro staff tecnico e di dare alla cittadinanza sempre servizi di eccellenza.